Buongiorno, sono Enrico Del Ponte e voglio fare una chiacchierata sul virus che c'è adesso in giro. Il corona si chiama, con la corona sopra. Ora, che cura? Non si sa ancora che cura c'è esattamente, no? Perché lo devono prima individuare. Però ho fatto diversi viaggi in Scozia e una cosa che mi è rimasto, gli scozzesi dicono: noi abbiamo la medicina per tutti i mali. E in un certo punto hanno anche ragione. Ho qui, per esempio, un mal, ho qui un normale, cioè quello mischiato, blended, significa mischiato. Sono diversi tipi. E qui invece c'è un malto di 12 anni. Ora dico, per combattere il virus uso questo. La bottiglia non è ancora aperta, ora l'apro. Punto. Bisogna aiutare il corpo con delle medicine, non si sa mai. Ora non sono infetto, non vado mai fuori di casa. Vediamo un pochettino qua. Ha un bel odore. Si chiama Singleton. Guardate che bel colore. Un ditino basta, ma neanche forse. Questa è la medicina che mi piace di più. Vediamo un po' se funziona, eh. Se non funziona è lo stesso, di che buono. Ottimo, disse il conte e vomitò. Bene. Allora, quell'altro lo rimetto nell'armadio, intanto non lo bevo, questo qua. Continuo con questo. Sono tornato. Non so se siete d'accordo, però vale la pena di provare, no? Salute, di nuovo. Ottimo, veramente. Metto gli occhiali perché oggigiorno single malt scotch whisky Dufton Distillery, esiste dal 1896, The Singleton. Beh, ne ho visitato un paio di queste distillerie, no? E tra l'altro, come souvenir, ho comprato una bottiglia di 21 anni in una distilleria e l'ho pagata 105 sterline. E poi ci avevano nella vetrina
una delle bottiglie di 31 anni, ma quella costavano mille e qualcosa a sterline, che sono una bella cifra. Quello che mi sono accorto, per esempio, è il fatto che tutte le bottiglie hanno il 40% di alcol. Dunque, quando il whisky esce dal, che lo imbottigliano dal come si chiama lì, dal casket, come si chiama in italiano più, dalla botte, non è mai 40%, anzi è sui 60-62, perché l'alcol pur non esiste. Ho lavorato in un laboratorio per tanti anni e l'alcol più purificato è il 98%, ma quello costa qualcosa come 1000 euro al litro, perché lo si usa nei laboratori chimici. Allora ho chiesto a quello che vendeva il whisky: ma lo tenete per 30 anni? Lo tenete per 30 anni in una botte e poi dopo lo mischiate con l'acqua distillata? ma ho guardato un po' così e mi ha detto, ma non mi ha dato risposta, perché ora so che volendo si può comprare anche quello, anche quell'altro, quello proprio che viene dalla botte, e allora le bottiglie sono numerate, perché esattamente, perché viene stabilito quanto alcol c'è nella botte, e le bottiglie vengono numerate e ci mettono anche quanto alcol c'è. L'ho comprato io, guardi, diverse volte. Per esempio c'erano bottiglie che avevano 52, ce lo mettono anche, ma l'ho avuto anche da 64%. Ora, è un po' troppo. Bere una medicina dal 64%, quella picchia. Ora, capisco benissimo perché ci mettono l'acqua distillata, sempre acqua distillata, perché l'acqua distillata non contiene minerali e sostanze organiche che possono diciamo così, morire, sostanze organiche che possono, ora l'acqua distillata invece ci ha levato tutto e rimane solamente acqua H2O e nient'altro. Dunque, tornando al discorso della medicina, non so se funziona veramente, però ottimo. Se c'è, per esempio, sai, un po' di temperatura, un po' di febbre, cose del genere, un cicchettino di questa medicina funziona. Omaggio agli scozzesi, gente simpatica tra l'altro. Tra l'altro i romani non ci sono stati lì, perché hanno chiuso, hanno messo un muro che si chiamava Adrian Wall. Hanno messo il muro così perché gli scozzesi non entrassero e i romani non andassero dall'altra parte. Che poi tra l'altro fuori che lo whisky non c'è un fico secco là, beh, il bel paesaggio, ma poi
cresce il grano, sì, il grano che usano per questo. Non tutti i luoghi, i posti che hanno una distilleria non hanno il grano. Per esempio, ho visitato le Orkney, le isole Orkney, carissime, bellissime, e lì c'è una distilleria, si chiama Park, qualcosa, Parkway o qualcosa del genere, e lì che ho comprato la bottiglia di 21 anni. Però lì non hanno il grano, sulle isole Orkney non c'è il grano. Per esempio, alle Shetlands, quelle isole che sono ancora molto più alte, non hanno neanche lì il grano. Cioè, e lì infatti alle Shetland non hanno lo whisky. Proprio non ce l'hanno. Beh, lo importano anche come fanno, come facciamo in Italia o qui. Io abito qui in Olanda, qualsiasi parte, altra parte del mondo. Quello che per esempio alle Orkney c'è, hanno il come si chiama, una specie di carbone che viene molto giovane, che è in superficie. E quello, quando, finché c'è questo carbone qua, esisterà la distilleria. Dopo è finito, vabbè, ma ce l'hanno ancora per 200 anni, dicono, perché il grano già lo importano, si deve poi importare anche anche il carbone, allora non, che poi il carbone non è che si vedono ancora i resti da dove viene, per esempio la paglia, roba del genere, si vedono ancora perché sono magari scuri, però si vedono. Ma come processo è molto interessante, tutto lì, va bene. Di nuovo, salute. Non dico che lo prendo a colazione, perché è ben po' presto, ma ora sono le... che ore sono? Sono le 3:50 qua. E allora dico, questo poi è l'unico che mi bevo oggi, questo ditino. Non è che io ciucco. Basta. Grazie per l'ascolto. Mettete poi il dito, eh.